In verità, marketing è una parola che nel corso del tempo ha cambiato moltissimo significato, no? Una parola che ha più di 100 anni. Diciamo che per andare alla tua domanda, il marketing è in azienda la voce del cliente. E le aziende oggi sono delle entità complesse che fanno dei prodotti, dei beni e servizi che poi devono andare sul mercato. Marketing è tutto quello che aiuta a fare quei prodotti, beni e servizi che vengano accettati spontaneamente dai clienti. Per far questo, chi fa questo mestiere si preoccupa costantemente di capire come cambia la società, quali sono le esigenze delle persone, in maniera tale da fare questi prodotti più simili possibile alle persone stesse. E quindi da questo punto di vista il marketing è un fattore socialmente benefico. E ti faccio un esempio molto semplice. Oggi siamo tutti molto sensibili all'ambiente naturale, alla necessità di preservare il nostro pianeta. Benvenuti ad Unifans, oggi siamo qui con Alberto Mattiacci. Ciao Alberto. Ciao, ciao, ben trovati. Ti chiedo subito di dirci chi sei. Io faccio come mestiere principale professore universitario, sono ordinario di marketing e business management alla Sapienza e in Lewis Business School, dove sono senior fellow. Poi faccio delle altre attività, tra le quali mi piace segnalare il fatto di essere il direttore scientifico, presidente del comitato scientifico di Eurispes, che è un importante centro di studio e di ricerca sull'evoluzione e cambiamento della società, dell'economia e della politica italiana. Ce ne parlerai sicuramente nell'intervista. Volevo chiederti se è giusto definire il marketing come atto generoso per aiutare gli altri a risolvere i loro problemi. Allora, diciamo che questa parola marketing è una parola su cui bisogna fare due piccole premesse. La prima è che in Italia non gode di buona stampa, o meglio, è molto polarizzante. Ci sono persone che sono molto interessate, molto affascinate, entusiaste del marketing, e altre persone che con altrettanta forza passionale e emozionale lo denigrano, lo detestano. Hanno ragione tutti e due, nel senso che sotto l'etichetta marketing, molto spesso, più per ignoranza che per altro, sono passate delle azioni, diciamo, quando non si sa che dire, si pensa che sia tutto un po' torbido, si dice che è marketing. L'ultimo caso che mi viene in mente è di un imprenditore, un certo Parnasi, un immobiliarista romano, che ha rilasciato un'intervista qualche giorno fa dicendo che dare mazzette ai politici di turno era marketing, è il marketing che fa un costruttore. Ecco, questo vi dà, è proprio emblematico di questo tipo di errore di atteggiamento. In verità, marketing è una parola che nel corso del tempo ha cambiato moltissimo significato, no? Una parola che ha più di 100 anni. Diciamo che per andare alla tua domanda, il marketing è in azienda la voce del cliente. E le aziende oggi sono delle entità complesse che fanno dei prodotti, dei beni e servizi che poi devono andare sul mercato. Marketing è tutto quello che aiuta a fare quei prodotti, beni e servizi che vengano accettati spontaneamente dai clienti. Per far questo, chi fa questo mestiere si preoccupa costantemente di capire come cambia la società, quali sono le esigenze delle persone, in maniera tale da fare questi prodotti più simili possibile alle persone stesse. E quindi da questo punto di vista il marketing è un fattore socialmente benefico. E ti faccio un esempio molto semplice. Oggi siamo tutti molto sensibili all'ambiente naturale, alla necessità di preservare il nostro pianeta. E il marketing fa proprio questa cosa. E cerca costantemente di dire alla produzione: guarda, cerchiamo di fare dei prodotti che siano di basso impatto ambientale, che siano, diciamo, magari dentro l'economia sociale, questo è un esempio, diciamo, di come in senso virtuoso il marketing alla fine può contribuire al benessere di una società. Quindi riesce a creare dei desideri o anche dei pensieri indotti tramite ovviamente uno studio che c'è dietro.
No, ma questa è una leggenda metropolitana, tanto più nel mondo di oggi. Diciamo che c'è stato un tempo nel quale il marketing e in particolare un suo strumento che era la pubblicità, fungeva un po' anche da fabbrica dei desideri. Questo tempo però era 40 anni fa. Cioè, negli anni Ottanta, dove la società italiana era una società molto più povera di oggi, una società dove le nostre case erano molto più vuote di quanto siano oggi e con cose meno preziose, ci fu un grande sviluppo tecnologico che portò le aziende a fare tanti prodotti in più. E lì con la pubblicità era l'avvento della televisione commerciale. Tu, diciamo, ovviamente tu non lo ricordi, ma quando arrivò la televisione di Berlusconi portò la pubblicità massivamente nelle case degli italiani. Ecco, per quella che è durata, diciamo, mal contata un decennio, la pubblicità, e quindi dietro il marketing, effettivamente era un produttore di desideri. In che modo? Ti faceva vedere degli oggetti belli, te li faceva vedere in modo accattivante, presentandoli come espressione di uno stile di vita desiderabile, eccetera, e quindi tu, vedendo quelle cose, ti nasceva il desiderio di averle. Questo valeva dalle sottilette, con pezzi di formaggio, no? Fino alle automobili, che sono prodotti più complicati. Ora quest'epoca è finita, morte e sepolta, cioè oggi la comunicazione commerciale non riesce ad essere una produttrice di desideri. I desideri delle persone, dei cosiddetti consumatori, nascono da tutt'altre cose, perché è cambiata fondamentalmente una condizione di fondo. Quando il marketing riusciva a produrre desideri, c'era scarsità di prodotti in circolazione. Oggi c'è l'esatto opposto, c'è una sovrabbondanza di prodotti, di beni e servizi in circolazione. Io ricordo sempre, per portare un emblema, vi dico il negozio, quei negozi per me magnifici dei cinesi, dove tu entri e trovi dall'elicottero al filo per cucire, no? Quello è l'emblema del mondo di oggi, una sovrabbondanza di merci. Tu vai su Amazon, trovi qualunque cosa, in qualunque varietà, di qualunque prezzo. Ecco, in questo mondo qui il marketing non serve, non induce nessun tipo di desiderio. Ti fa conoscere i prodotti, le offerte, ti fa sempre di più delle offerte che sono personalizzate sulle tue esigenze. Per riprendere quello che dicevi prima, quali sono i vantaggi del nuovo marketing digitale rispetto a quelli del passato, quindi alla televisione di prima, ai cartelli pubblicitari in mezzo alle strade? Cosa ha Beh, portato? li vediamo da due punti di vista. Allora, prima lo vediamo dal punto di vista dei consumatori, delle persone. Le persone, grazie alla digitalizzazione, grazie poi allo smartphone, fondamentalmente, alle app che ci stanno dentro, hanno la possibilità di avere una conoscenza delle offerte disponibili molto più ampia che nel passato. Cioè, tu se oggi decidi di comprarti una camicia e ti metti online, puoi passare un giorno intero a vedere camicie, vedi le marche, i prezzi, i modelli, i tessuti e via dicendo, e alla fine sei in grado di scegliere la camicia che più ti sembra rispondente alle tue esigenze. Nel passato, prima del mondo digitale, tu andavi in un negozio, che era un negozio dove sapevi che più o meno c'erano camicie in vendita delle cifre che tu avevi in mente di spendere, e sceglievi fra quelle che quel negoziante aveva deciso di mettere in vendita. Quindi era una libertà condizionata alle scelte. Ecco, oggi questa libertà è totale del consumatore. Noi, se abbiamo voglia e tempo da spendere sulla rete, per qualunque tipo di prodotto, di marca, di prezzo, di punto vendita, eccetera, possiamo trovare una grandissima varietà. Dal lato delle imprese, è diventato estremamente più difficile far conoscere l'esistenza dei loro prodotti. Perché mentre prima del digitale fondamentalmente c'era il gioco, lo facevi con la pubblicità televisiva, e se avevi un po' meno soldi con quella radiofonica, e se avevi quattro soldi con i cartelloni pubblicitari o i volantini, lì il gioco funzionava bene.
Perché? Perché la nostra attenzione era tutta su quei media lì. Televisione, stampa, andavi per strada, i cartelloni, eccetera, eccetera. Ora che sono arrivati gli smartphone, quella che viene chiamata tecnicamente la dieta mediatica, cioè tutto l'insieme di media ai quali noi prestiamo attenzione, sui quali distribuiamo la nostra attenzione, di fatto è concentrata sullo smartphone. E quindi tu immagino che la televisione nel senso Rai 1, Rai 2, quella a palinsesto, non la guardi proprio manco di striscio. E quindi se lì passano degli spot pubblicitari tu non li vedrai mai, e quindi la pubblicità in televisione su di te non funziona, no? Che cosa possono fare le imprese oggi? Devono inseguirti sulla rete, cioè se dicono io voglio andare da Andrea che ha 22-23 anni, non so quanti anni tu abbia, no? Eccetera, ti cercano di pescare in qualche modo su Instagram piuttosto che su TikTok in primis, perché sono i due primi punti d'accesso che si guardano per i giovani, si vede che sei e cercano di profilarti con i dati e farti vedere le cose che fanno che possono essere utili per te. Questo lo fanno in mille modi. Ecco, il grande punto di differenza oggi è quello dei dati informatici, dei dati digitali. È cambiato tutto, ripeto, da un lato di produzione è cambiata l'offerta, c'è troppo di tutto, c'è tantissimo, dal punto di vista del mercato, cioè della relazione fra chi offre e chi vuole comprare, fra venditore e compratore, che è il campo del marketing, il punto di contatto è il digitale. E quindi tutte le aziende stanno attrezzando moltissimo per diciamo, capire come usare al meglio i dati digitali per fare il loro mestiere, che è quello di fare delle offerte che tu possa reputare interessanti e portartele a disposizione. Ho 21 anni, tra un mese. 21 anni, ok. Questa cosa dell'analisi dei dati è interessantissima, ma effettivamente loro cosa possono fare? Questo è tutto un mondo in evoluzione. È tutto un mondo in grande evoluzione. Diciamo che per farla grossolanamente, per capirci che funziona in questo modo, noi nel momento in cui io sono connesso e faccio cose attraverso la connessione, in quel momento io divento un produttore di dati. Cioè, differentemente dal mondo fisico, il mondo digitale lascia traccia. Se io vado al supermercato qui sotto, nessuno lo sa che vado al supermercato qui sotto. Se vado al supermercato della Coop qui sopra, la Coop sa che vado al supermercato qua sopra. E questo cambia tutto, no? Perché tutto ciò che noi facciamo online lascia traccia. Questa traccia si chiamano dati. Questi dati, attraverso tutta una serie di tecnicalità informatiche, vengono immagazzinati, la faccio semplice, vengono ricondotti a una persona, se questa persona dà il proprio assenso, no? Io dico sì, va bene, metteteci Alberto Macchiacci, e vengono fatte delle analisi di questi dati. Cioè si va a vedere Alberto Macchiacci che cosa fa in un mese sulla rete, tutto quello che fa e che lascia traccia viene analizzato e si dice guarda, il profilo di Alberto Macchiacci è questo qui. Poi molto spesso questo profilo viene ricondotto a dei profili tipo, si chiamano archetipi, pattern si chiamano, no? Dice guarda Alberto, diciamo, somiglia al profilo alfa. Il profilo alfa solitamente è interessato su Netflix a queste serie TV, su compra libri e gli piacciono i libri di saggistica, eccetera, fa sport, tennis, eccetera, eccetera. E quindi ti cominciano ad apparire messaggi pubblicitari, no? Che ti dicono, oh, guarda, sai che è uscita la nuova racchetta della Wilson, via dicendo, e tu dici, ammazza, ma come fanno a sapere che mi interessa il tennis e mi arriva questo messaggio, no? Allora, queste robe qui, il funzionamento è grossolanamente descrivibile in questo modo, dentro ci devi mettere dentro l'intelligenza artificiale, che è già molto sviluppata in certe applicazioni nel marketing,
ci devi mettere dentro gli algoritmi, che sono uno strumento, un operatore logico dell'intelligenza artificiale, che sono decenni che già ci sono. E tutto questo poi alla fine lo puoi leggere a bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se lo leggi a bicchiere mezzo vuoto dici: ah, oddio, c'ho il grande fratello che mi controlla, sanno che gioco a tennis, guarda, ho appena detto che voglio comprare una macchina elettrica, mi arrivano le pubblicità della macchina elettrica. Oddio, Dio, che paura, sono ascoltato, sono seguito, sono studiato. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Bicchiere mezzo pieno e... Senti, sai che c'è? Così finalmente non mi sorbisco più la pubblicità dell'adesivo per dentiere di cui non mi frega niente, del mangime per cani che non mi interessa, di 500 pubblicità sulle crocchette, le cose, eccetera, eccetera. Mi arrivano solo i messaggi pubblicitari di cose che effettivamente mi interessano. Dice: guarda caso, poi ogni tanto trovo qualcosa che mi piace veramente che non immaginavo. Quindi, in sintesi, in tutta la quel fenomeno che noi chiamiamo digital transformation, che è il fenomeno fondamentale dei prossimi anni, forse decenni, sui quali ragazzi come te dovete essere molto preparati, perché il vostro lavoro sarà su quella roba lì, anche se fate gli impagliatori di sedie, avrete a che fare con la digitalizzazione, per dire. Quindi è un tipo di mondo nel quale dovete essere molto preparati, molto attenti e che cambia in continuazione. Allora, su tutta questa cosa qui sta cambiando tutto, sta cambiando la produzione, cioè il modo in cui i prodotti vengono realizzati, concepiti e fatti, sta cambiando la distribuzione, il modo in cui i prodotti arrivano da dove sono fatti a noi, sta cambiando il modo di proporli, sta cambiando il livello di adattamento al singolo. Cioè, stiamo andando rapidamente in un mondo dove è tecnicamente possibile fare se prodotti sempre più su misura, su di te, e non più, diciamo, prodotti di massa. E tutto questo avviene con i dati, lavorati appunto in vari modi, eccetera, che consentono di costruire questi nuovi modelli economici. Rispetto a questo, ripeto, poi è tutto un fatto di atteggiamento personale, no? Ci sarà sempre chi vede questo con chiave negativa e quindi parlerà di un marketing come se fosse un signore, no? O un gruppo di cattivi che condiziona, che non so che cosa fa, eccetera, eccetera. Ci sarà chi più semplicemente troverà questa come un'opportunità da gestire con sale e zucca e da avvalersene quando decide di farlo. Io chiaramente penso che il secondo atteggiamento sia preferibile. Riguardando al passato, c'è stato nel 2016 un processo, non so se hai mai sentito parlare di Molly. Questa ragazzina si è suicidata ed è stato il primo suicidio attribuito ai social media. Cosa era successo? Cosa hanno riusciti a dimostrare i magistrati londinesi? Perché lei era di Londra, che riuscendo, cioè stando sempre attaccati a questi social, vedendo sempre la solita cosa, quindi l'algoritmo riproponeva gli stessi argomenti che per questa ragazzina purtroppo erano bulimia, comportamenti lesivi verso le persone, comunque molto tristi. Lei ha sviluppato una depressione molto molto forte, era anche seguita da psichiatri, però proprio i suoi contenuti, prima di andare a dormire guardava quello, aveva sempre storie tristi e forse è riuscita a interpretare oppure a vestire quello che lei vedeva tutti i giorni, cioè è diventata una sorta di mimo. E sono riusciti a dimostrare che tutto questo, Pinterest si dovrebbe pronunciare, e TikTok hanno influenzato questa ragazzina e l'hanno portata addirittura a suicidarsi. E questo è il bicchiere mezzo vuoto, secondo me. Mentre il bicchiere mezzo pieno, perché io sono un super positivo e penso che in qualsiasi cosa migliorandola e secondo me anche mettendo dei limiti, si riesca sicuramente a trarre il positivo, ovvero che, come dicevi, del cambiamento climatico, si sta sensibilizzando tantissimo ora la popolazione e vedo che appena succede una calamità naturale, subito
Le cause sono ben chiare, le persone stanno iniziando ad agire, secondo me, pochissimo, forse non basterà, però lo stanno facendo e questo è anche dovuto al marketing, quindi io sono super speranzoso. Nel mercato attuale, come dicevi, c'è una vastità di prodotti immensa. Come fanno le grandi aziende a riuscire a differenziarsi dalle altre? Cioè, quali sono questi storytelling che loro propongono per comunque avere una comunicazione diretta al cliente. Guarda Andrea, hai messo molta, molta, molta carne sul fuoco, no? Con questa tua riflessione. E, proverei ad andare un po' per singoli pezzi. Allora, primo il caso di Molly che conoscevo, non mi ricordavo si chiamasse Molly, eccetera. Allora, qui chiaramente. Io da genitore la mia prima reazione è pensare ai poveri genitori di questa ragazza che saranno devastati dai sensi di colpa. Guardando la cosa un po' freddamente, non siamo di fronte a un fatto nuovo, cioè da quando l'essere umano ha inventato il coltello, del coltello si possono fare tanti usi diversi. È chiaro che se tu metti un coltello in mano a una persona mentalmente a disagio, stai un po' preoccupato, perché purtroppo c'è il disagio mentale, che è il problema, no? E noi se disagi mentali siamo sempre poco attenti, invece sono molto diffusi. Il problema non è il coltello, è il disagio mentale. È chiaro che se tu associ disagio mentale al coltello, poi hai quello che va per strada e tira coltellate a destra e manca, perché poverino non ci sta, c'ha una sofferenza ed è quello che è. Io i social li vedo nello stesso modo, cioè sono una parte della nostra vita, ormai, ineliminabile, cambieranno di forma, di ruolo e via dicendo, ma non passeranno mai. Sono ormai parte del nostro essere nuova umanità, e è chiaro che come il coltello messo in mano a persone psichicamente non risolte, non solide, possono generare dei grandissimi problemi. Vedi le challenge su YouTube, eccetera, il caso di Casal Palocco. Vedi le imitazioni di certi comportamenti, eccetera. Vedi quel mondo del dark web, quelle comunità, diciamo, legate intorno a comportamenti autodistruttivi e via dicendo, eccetera, no? Però di nuovo il problema sono non gli strumenti in sé, quello che chi lo utilizza lo fa, eccetera. Quindi rispetto a questo c'è un tema di grande preoccupazione, tutti dobbiamo essere vigili, ripeto, qui parli a un padre di bambini piccoli, io e mia moglie ci confrontiamo ogni giorno, ma veramente ogni giorno, su come educare i nostri figli a un uso corretto della rete. Non ci sogniamo di proibirglielo e di levarglielo, perché sarebbe l'errore opposto. L'errore opposto che porterebbe altri errori, perché non si può pensare a un mondo ormai senza questi strumenti, però ecco, in sé sono appunto come il coltello, potenzialmente indispensabili alla vita, utili, fattori positivi, ma anche potenzialmente diciamo distruttivi. Questo è il tema dei social e via dicendo. Su questo le aziende, i social li usano, sì, li usano moltissimo per fare fondamentalmente due cose. Uno, acchiappare i dati di comportamento, di preferenza, cioè cercare di conoscere le persone in maniera tale poi da andargli a proporre le cose più personalizzate che fanno. E poi li usano attraverso gli influencer cercando un po' di proporre i loro prodotti come fighi, come desiderabili, eccetera. Oggi diciamo che l'influencer fa un po' quello che faceva quando tu non eri nato, c'era la pubblicità televisiva e basta, quello che faceva la televisione. Questo è un po' il detto. Poi, dunque, nelle cose che avevi detto,
poi eri passato, aspetta, avevi fatto riferimento. Alla positività che noi possiamo trarre da questo strumento molto 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 forte. Comunque l'esempio che hai fatto veramente illuminante, cioè cambia esattamente il punto di vista che io avevo del Il coltello. coltello, dici? Sì. Sì, io penso sia quello. Poi, diciamo, che cosa, appunto, in che modo poi le aziende si differenziano oggi? È difficilissimo. È una delle cose più difficili che tu puoi immaginare. Perché? Perché quando i prodotti sono pochi, fare la differenza è abbastanza semplice. Quando i prodotti sono tantissimi, i prodotti sono tantissimi, non sono mai identici tra di loro, e quindi proprio il lavoro di dire ehi, io sono differente dagli altri è un lavoro molto molto più complicato da fare. E oggi il marketing è questo. Io una delle definizioni che do di marketing è l'arte e il mestiere della differenza. Poi è facile a dirsi, difficile a farsi. E perché è difficile? In quali termini è difficile? Beh, perché allora, prendiamo un esempio di una marca che è percepita come differente, no? Una delle marche di più grande limpido successo degli ultimi anni, che è l'Espresso. L'Espresso che cos'è? È il caffè. Quante marche di caffè conosci? Tantissime. Cos'è il caffè? Un prodotto banale. Alla fine è una bacca che viene cotta, triturata, voilà, insomma, no? Però se ti dico Nespresso, tu hai capito subito di che si tratta. Perché? Perché che cosa ha fatto Nestlé lì? Nestlé ha fatto un'innovazione straordinaria di prodotto e di mercato. Cioè, non ha inventato, però ha perfezionato il meccanismo della capsula. Quindi ha fatto un caffè dosato con un sistema segnaletico della varietà di gusto del caffè intelligentissimo, basato sui colori, no? E che quindi è intuitivo. È chiaro che un colore più scuro ti fa pensare a un caffè più forte, un colore più chiaro ti fa pensare a un caffè più leggero, no? Più facile di così che vuoi, no? E poi ha vestito tutto questo come se fosse fashion, come se fosse la moda. Tutto il gioco è funzionato molto bene, perfettamente, tant'è che noi conosciamo Nespresso e sappiamo dire che è differente dagli altri caffè per vari motivi. Ecco. C'è riuscito Nespresso, c'è riuscita Nestlé, che è la più grande compagnia alimentare del mondo, che ha investito 10 anni in perdita su questo prodotto qui, perché può farlo, è un'impresa di grandi dimensioni, per far passare un concetto nuovo, no? Quindi ha fatto innovazione vera. Ecco, in generale fare innovazione vera è sempre molto difficile. Tu guarda, hai una camicia bianca addosso, questa camicia bianca addosso è identica a altri, sarà del produttore Alfa, ed è ai miei occhi apparentemente identica rispetto a altre migliaia di produttori che magari costano anche meno. Poi dici, no, magari guarda, ma questa qui è Armani Jeans, no? Ecco, allora in certi prodotti tu con la marca, semplice etichetta, cerchi di esprimere un senso di differenza. Guarda la Lacoste con le Polo, no? La Lacoste non è uguale a nessuna. Quante Polo esistono? Non lo so. Più belle, migliori di qualità di Lacoste, ce ne sono sicuramente tante, no? Ma Lacoste è lei. Da Romani, diciamo, il punto di riferimento è quello del Marchese del Grillo. Diceva, io sono io, no? Ecco, il punto d'arrivo del marketing è quello lì. Noi oggi il marketing ha tutto insieme di strumenti e via dicendo che servono a fare che cosa? A guidare la produzione nel fare dei prodotti che siano il più possibile customizzati, cioè aderenti alle tue esigenze, al tuo mondo di valori, eccetera, eccetera, no? E poi tirare fuori queste caratteristiche di prodotto che ci sono e raccontarle, evidenziarle in modo che
in te diano la sensazione che A non è uguale a B. Ma attenzione, se io dico che A sono, che se io dico che sono differente, devo essere differente in quello che dico. Un altro elemento positivo di oggi è che le bugie non le puoi raccontare. Quindi se io dico, ah, un espresso, io sono, mi sforzo per essere ecosostenibile, e poi lo devi dimostrare che sei così. Perché se lo dici solo, fai quell'operazione, si chiama greenwashing, no? E oggi sei rapidamente sbugiardato, grazie a Dio. Quindi io penso che il marketing di oggi, che è più difficile perché c'è appunto tutto, noi consumatori abbiamo la rete perché c'è sovrabbondanza, però mai come oggi è chiamato a comportamenti eticamente corretti. Infatti quello che pensavo è che tutti questi social che sono gratis non sono gratis, perché noi vendiamo i nostri dati. Ovviamente forse un po' di privacy rimane, perché da quello che so loro non sanno chi è Andrea Fiorilli, cioè loro mi identificano come un numero, sanno quando sono nato, sanno più o meno tutti i miei interessi, e riescono a indirizzarmi determinate cose, a prendere i miei dati, a studiarle e poi anche comunque modellare il mercato. E questa cosa mi ha fatto pensare che comunque io Instagram, TikTok, tutti questi social li sto pagando. Voglio dire con questo che il marketing attuale è molto 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 forte, proprio perché mi conosce benissimo, quasi meglio di me, perché io non ricordo esattamente. No, allora, questo è un po', per quanto ne so io, quindi mettiamoci un punto interrogativo, questo è limitatamente alle mie conoscenze, poi magari le cose stanno diversamente, però è un po' come la leggenda metropolitana dei coccodrilli albini nelle fogne, cioè ancora nessuno ti conosce meglio di quanto ti conosca tu. E dico ancora, però, perché questo mondo dei dati, dell'elaborazione degli algoritmi è in grande evoluzione, e quindi insomma in tempi molto brevi faremo dei discorsi diversi da quelli di oggi. Però voglio tornare sul discorso del prodotto gratuito. Allora, io credo che sia profondamente sbagliato, cioè il concetto di gratuità sia profondamente sbagliato. Perché tu dovresti ottenere gratis il frutto del lavoro, dell'investimento di tante persone? Io non credo che sia corretto, cioè quello si chiama volontariato, si chiama regalo, dono. Cioè, io ti regalo una cosa, te la regalo, punto. È un regalo e un dono. Perché dovresti usufruire gratuitamente di un servizio? Dov'è la ratio di questo? Perché dovrebbe essere giusto? Perché devo poter leggere le notizie dei giornali gratis, quando lì dietro c'è gente che lavora, sono giornalisti, gente che si è applicato, ha studiato, si sacrifica, che rischia la vita per andare in Ucraina, via dicendo, ci sono redazioni, cioè, perché dovrebbe essere gratis tutto ciò? Non ne vedo veramente la ragione, no? Quindi secondo me questo stato di partenza della rete è stato un stato di partenza con un piede profondamente diseducativo, perché ha fatto capire alle persone che si potevano ottenere le cose gratis. E quindi, diciamo, cominciando anche a aspettarsi che fosse gratis, vai dal fornaio, te dai il pane, vabbè, scusa, ma quelli mi danno il servizio mail, mi danno le notizie, c'ho la musica, me la scarico gratis, perché ti devo pagare il pane? No? Non sta né in cielo né in terra. È sbagliato, è assurdo, è inconcepibile, no? come cosa. Adesso è venuto fuori che appunto la gratuità è una gratuità monetaria, ma c'è una contropartita, e a me sembra corretta.
Il punto non è che ci sia la contropartita. Io ripeto, per me è corretto che ci sia. Il punto è che le regole di contropartita siano chiare, trasparenti, in maniera tale che tu abbia la libertà di accettarle o meno. È un po' come vai oggi su Spotify, no? Vai su Spotify. Se non ti abboni, ti becchi la pubblicità. Non vuoi la pubblicità? Paghi. Perfetto. Giusto. Lineare. Corretto. L'importante è che sia trasparente, eccetera. Quindi quello che non mi piaceva era prima, che tu dici, io mi faccio Gmail, nessuno si sognava di dirmi che facendomi Gmail io acconsento a che i sistemi di intelligenza artificiale di Google analizzino tutte le mie mail e attraverso l'analisi delle mie mail vadano a capire, scusami, chi sono, che faccio, come, e poi quei dati magari li prendano, li vendano a delle aziende, perché queste aziende poi possono fare pubblicità, possono contattarmi, possono customizzare prodotti su di me. Ditemelo, io poi lo ditemelo esplicitamente, poi sono libero se accettarlo o no. Tu mi dici, o ti prendi la casella di posta e paghi, oppure è gratis, ma la contropartita è questa qua. Ecco, io la vedo in questo modo. L'importante, cioè, dobbiamo uscire dallo schema che ci sono le imprese brutte e cattive e le persone sono buone e come dire, e ingenue, no? Questo è uno schema che non funziona e non è così. Le persone non sono buone e ingenue. C'è gente che ruba nei negozi, c'è gente che non paga le tasse, c'è gente che parcheggia la macchina sul parcheggio dei disabili. Le persone non sono migliori, diciamo, in quanto persone rispetto alle imprese. Ci sono imprese onestissime, io ne conosco a bizzeffe, lavoro moltissimo per tante imprese, sono dei campioni di onestà, persone per bene che fanno quel lavoro, e quando una persona per bene lavora, lavora per bene, non fa le cose, no? Allora, questa è la. Dobbiamo entrare invece in una situazione più di maturità, dove dire, ci sono i rapporti economici, i rapporti di mercato, i prodotti che io uso, beni o servizi che siano, quali sono le regole di ingaggio nell'uso? Devono essere chiare e trasparenti. Poi uno decide in base alle sue possibilità cosa fare. Questa raccolta di dati che loro fanno, quindi questa massima trasparenza che c'è nel mercato, sia del consumatore che delle aziende, va a incidere sulla privacy? Questo è poi un altro discorso. Il termine privacy o privacy è un termine giuridico, no? Allora, scusa un attimo che tolgo gli auricolari, che mi è arrivato il messaggio che si stanno Scaricando. Mi senti? Molto bene. Ok. Allora, giustamente, gli stati, si preoccupano di tutelare i più deboli, come è giusto che sia, no? Allora, laddove soprattutto, e i più deboli, guarda, in questo mondo sono anche i più deboli cognitivamente, cioè quelle persone che non hanno una preparazione che gli consenta di capire questo mondo dei dati, del digitale, come funziona, no? Ricordiamoci, in Italia abbiamo una quota, diciamo, vicina alla metà della popolazione adulta che ha la terza media come titolo di studio. Abbiamo calcolati 18 milioni di analfabeti funzionali, cioè di gente che ha imparato a leggere e scrivere a scuola e poi se l'è dimenticato. Allora, questa gente, sarà politicamente scorretto dirlo, ma non è gente particolarmente intelligente, perché comunque la funzione mente, se studi, la alleni, la potenzi, è come, adesso sto facendo un paragone sbagliato, è come un muscolo, No, è cioè se tu fai sport e fai palestra, il bicipite ti cresce, se non la fai, il bicipite ti rimane al livello che la natura ti ha dato. E più o meno, insomma, studiare fra i tanti benefici che ha, hai benefici che ti gonfia il muscolo, te lo fa più solido, te lo fa durare più a lungo, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo mondo digitale non è da palestrati, cioè per riuscire a capirlo
e anche quindi a difenderti da un uso sbagliato di questi strumenti che alcuni fanno, perché i cattivi ci sono nel mondo, e delle volte i cattivi fanno le imprese. Ma non per questo tutte le imprese sono cattivi, ripeto, ci sono anche i buoni li fanno le imprese, sono più i secondi dei primi, ma i primi fanno notizia. Ecco, allora, tutto questo mondo digitale qua, tu per autodifenderti lo devi capire e lo devi conoscere un pochettino. Abbiamo una quota importante di popolazione in tutti gli stati che non ha la capacità cognitiva di capire questo mondo e quindi di potersi autodifendere. Quindi è giusto che lo Stato, attraverso lo strumento che ha, che sono le leggi, definisca delle regole d'utilizzo dei dati a tutela proprio del più debole, prima di tutto, perché tu ti tuteli da solo. Tu hai la testa per riuscire a capire quando sì, quando no, come funziona, flaggi certi cookie, vuoi capire, vedere, eccetera. La maggior parte delle persone no. Allora io mi devo preoccupare della maggior parte delle persone che sono i deboli. No? E quindi c'è la normativa su questa cosa che è della privacy, che significa poi sostanzialmente è il riassunto del discorso di tutelare i dati della persona da usi potenzialmente impropri di questa roba qui. Quali usi impropri si possono fare? 1 miliardo se ne possono fare. Alcuni possono rientrare nel perimetro del marketing? Sì, perché diciamo, alcune imprese potrebbero prendere dei dati presi senza il consenso esplicito delle persone, potrebbero osservare i comportamenti di persone senza il loro consenso esplicito per avvantaggiarsene nella loro capacità di, per esempio, di vendere i prodotti, no? Pensa per esempio se una compagnia d'assicurazioni potesse accedere a tutti i tuoi dati sulla tua salute, le tue analisi del sangue, bla bla, e via dicendo, quando tu vai a farti, senza chiedertelo, quando vai a farti, insomma, un'assicurazione sulla vita, ti applicano tariffe altissime perché loro conoscono, senza chiederti, le tue condizioni. Ne dico per dirne una, insomma, dovrebbero essere tante. È sempre quello di cui stiamo parlando è che è un mondo diverso dal passato, profondamente diverso, perché la digitalizzazione, ripeto, tu ci sei nato, ma io mi ricordo quando non c'era. Io il mio primo computer l'ho avuto quando ho scritto la tesi, quindi avevo 20, poco più dell'età tua, però ho vissuto tutta la tua vita senza che esistesse niente di manco lontanamente simile a un computer. Insomma, sì, c'era qualche videogioco, ma insomma, roba banale. Ecco, chi come me si ricorda come era prima e come adesso, riconosce il fatto che oggi è un mondo diverso, ancora in formazione, che però per molti tratti vive sulle regole del mondo prima. E quindi noi dobbiamo adeguare le regole di buona convivenza civile a questo nuovo mondo. Ci vorrà del tempo, è complicato. Qual è stato il tuo percorso dall'inizio delle superiori, vorrei sapere, dopo le medie, ad ora? Io ho fatto il liceo classico e quando ho finito ero piuttosto confuso, pensavo di fare il pittore nella vita, volevo fare belle arti, poi avevo fatto pure la prescrizione, poi visto che non era il caso, e a quel tempo, diciamo, se eri confuso, non avevi idee chiare, diciamo, scegliere la facoltà d'economia era una buona soluzione perché si diceva che apriva molte possibilità, effettivamente. Quindi ho fatto studi economici, non pensavo, ma facendoli ho scoperto che mi appassionavano. E poi dopo la laurea, ho fatto quella che oggi si chiamerebbe una startup, però all'epoca non c'erano questi bei termini. Ho fatto con degli amici, creato un istituto di ricerche di mercato,
abbiamo lavorato bene per tanti anni, è cresciuto molto e poi ho deciso che insomma non volevo lavorare in azienda e quindi nel frattempo avevo sempre un piede in università, ho fatto un dottorato di ricerca, ho fatto tutta la carriera universitaria dentro l'università ho ricoperto dei ruoli importanti, sono stato presidente della società scientifica di riferimento e via dicendo. Poi da qualche anno fa ho deciso di riprendere un po' i miei vecchi mestieri di consulente, eccetera, e quindi diciamo, mi sono messo part-time all'università e part-time faccio il consulente con le imprese, faccio tutta una serie di cose, esperienze nell'Unione Europea, ho lavorato anche per il governo, degli incarichi. E così sono in un consiglio d'amministrazione importante di una grande società pubblica. Insomma, faccio oggi varie esperienze di questo tipo che affianco al lavoro dell'università. Diciamo che se ti dovessi dire una trama è che guardandomi indietro ho capito due cose che non sapevo di me stesso. E la prima, questa un po' la sapevo, la prima è che sono sempre stata una persona curiosa, quindi ho lasciato che la curiosità guidasse le mie scelte professionali. La cosa che non sapevo era quella di essere una persona estremamente tenace e tutto quello che ho fatto alla fine è arrivato con grande fatica, grandi sacrifici, grandi sforzi. Tuttora, insomma, in economia c'è un detto che nessun pasto è gratuito, quindi le cose vengono per impegno, eccetera. Però devo dire che ho scoperto di avere una tenacia che non immaginavo di avere quando ero, diciamo, quando avevo l'età tua. E questa cosa ha fatto la differenza. E quando hai capito che realmente c'era questa tenacia, che realmente stavi facendo qualcosa di L'ho capito vincente? quando ho fatto l'esame di economia politica del primo anno, che mi aveva appassionato moltissimo. E quindi avevo studiato tanto, ma non solo i libri di testo, ma anche l'economia in generale e via dicendo. Andai a fare l'esame, presi 23 e rifiutai il voto. Dissi al professore dopo l'orale, non ricordo chiaramente perché quello è stato uno dei punti di passaggio nella mia vita. E dissi: Vado, io non ho fatto l'università per prendere 23, tornerò e farò. Questo professore mi bocciò 6 volte all'esame successivamente, salvo dirmi l'ultima volta che mi bocciò, io stavo per ritirarmi dall'università a un certo punto, che dicevo, vabbè, si vede che non è per me questa roba, devo fare altro. E ci andai a parlare e questo professore tirò fuori e mi disse che, esplicitamente che mi aveva voluto dare una lezione di vita. Ha detto, guarda, io ti ho bocciato perché 23 non si rifiuta con me e ti ho voluto dare questa lezione. E lì praticamente io, non te la faccio facile, ma insomma dentro c'è tanta frustrazione, tanta rabbia, eccetera. Cambiai professore, non studiai nulla, nulla, e presi 30 e lode. Perché chiaramente anche una scimmia, dopo che studia per 7 volte un esame, che poi lo appassiona, eccetera, eccetera, poi alla fine la materia la conosci, insomma, a meno che non sei un frigorifero, insomma, te entra in testa, no? E però quello è stato, diciamo, lui non mi ha dato la lezione di vita che pensava lui, ma mi ha fatto capire che avevo numeri per farcela e che la tenacia che avevo dentro a Napoli la chiamano la cazzimma, e che avevo dentro questa cazzimma. Non pensavo di averla e diciamo una volta presa questa consapevolezza mi ha sempre aiutato perché ho fatto un sacco di strade in salita. Tu pensa quando ho cominciato la carriera universitaria era per figli dei professori, tendenzialmente. La facevano i figli o persone, diciamo, dell'alta società, insomma, era una cosa molto, molto elitaria. Che venivi dal nulla e facevi la carriera universitaria, tutti ti dicevano sei pazzo, non ce la farei mai, eccetera. Tu da che Invece no, famiglia vieni? la famiglia normale. Normale. Mio padre era impiegato in un'azienda
aeroportuale, mia madre era insegnante elementare. Io sono diventato, quando sono diventato professore ordinario, che è il massimo del livello che puoi raggiungere nel nostro, alla fine sono stato, mi hanno detto, adesso non ho mai verificato, ma sono stato il più giovane d'Italia a diventare professore ordinario. Ma non perché fossi un genio, perché c'avevo talmente cazzimma che avevo accumulato titoli, cose, eccetera, che poi alla fine c'è stata anche la fortuna, perché nella vita c'è la fortuna, ma la fortuna c'è se c'è la cazzimma, se non c'è. Aiuta gli audaci. Ma che età sei diventato professore ordinario? 34 anni. Sì, sicuramente uno dei primi. Sì, sì. Però sono stato molto tardo a diventare ricercatore, che sono diventato a 30 anni. È troppo tardi, no? Perché? Perché non ero figlio, quindi c'era tutta una serie di cose difficili. Poi la carriera universitaria è particolare, insomma, ha dei tempi lunghi per natura, però vabbè, insomma, però non è questo importante. Io questo l'ho voluto raccontare solo perché mi penso sia importante per voi ragazzi, e cioè, a me non me l'ha mai detto nessuno. Capisci la tua tenacia, se sei tenace, se è proprio quello per cui vuoi lottare, eccetera, no? Non so se me l'avessero detto, se sarebbe cambiato qualcosa, però vi dico, nella mia pelle, il fatto di aver scoperto di avere la cazzimma, la tenacia, mi ha fatto raggiungere obiettivi che tutti intorno dicevano, ma dove vai, ma che fai, ma non ce la fai. Io me ne sono sempre fregato, sono andato per la mia strada, si paga, perché nessun pasto è gratuito, però poi alla fine ce la fai. Ottimo. Bellissima esperienza. Volevo chiederti quali sono, parto da una piccola storia. Elon Musk dice che l'università è per bamboccioni, ovvero che si va lì e come elementari, fai il compitino, fai l'esame, fai tutti felici, ti fai il contentino a te, alla tua famiglia e finisce qui. Quegli stessi libri potresti tranquillamente acquistarli su Amazon, leggerli, studiarli e saperli ugualmente, senza l'approvazione di nessuno. Io questa cosa non credo sia giusta, perché secondo me l'università ha moltissimi vantaggi. Io volevo chiedere quali sono questi vantaggi, secondo te? Allora, io anche penso, adesso vabbè, ogni tanto abbiamo questi personaggi, no? Uno è Elon Musk, che poi al limite dici, senti, Elon Musk è oggettivamente un genio, una persona mai riconosciuto, ma non, e non lo dico perché è l'uomo più ricco del mondo, non è quello il metro di misura, è perché è uno che nei campi dove ha fatto ha innovato effettivamente, niente da dire. Lo dice da lui, dici vabbè Elon ti sei sbagliato, poi noi ce ne abbiamo anche di nostrani che però diciamo si atteggiano imprenditori ma alla fine hanno il locale notturno e la pizzeria, cioè sto dicendo ubriatore che tante volte no, se ne esce denigrando gli studi e via dicendo, lui si spaccia per imprenditore, non è imprenditore, è un gestore di locali, nulla contro i gestori di locali, ma l'imprenditore è un'altra cosa. E allora io penso che invece studiare, fare l'università sia indispensabile, non utile, indispensabile. Prima di tutto perché è una prova alla quale ti sottoponi nella vita. Perché l'università è complicata. È la prima volta dove tu stai lì e sei lasciato abbastanza a te stesso, hai delle difficoltà, degli ostacoli che si chiamano esami, puoi fallire e fallisci tu da solo, la colpa è solo tua, non di altri, e quindi devi rialzare e devi andare avanti, hai un traguardo da perseguire entro tempi certi. Quindi è una cosa che forma il carattere, ti aiuta a sviluppare il carattere, a sviluppare anche il senso del lavorare per obiettivi da raggiungere. La seconda cosa è che studiare, come ti ho detto, rende più intelligenti. È vero che puoi studiare anche in altri modi, fuori dall'università. Però
anche l'università studi, no? La prima cosa fuori dall'università non ce l'hai. Cioè, se come dice Musk, ti compri 10 libri su Amazon e impari qualcosa, sì, studi, ma non hai quella prova lì che hai all'università. La terza cosa è che all'università tu puoi incontrare persone che ti cambiano la vita, no? Cioè, puoi incontrare il professore, il ricercatore, il docente appassionato che ti trasferisce la materia, la disciplina di cui si occupa, con la passione che ha, con l'interesse che ha, e via dicendo, e tu scopri che ti innamori di quella cosa, ti apre una finestra che non conoscevi, no? Vai a fare l'esame di, adesso io per dire, all'università feci l'esame di sociologia scegliendo perché c'era un book a scelta e via dicendo, mi ha appassionato moltissimo. Scopri cose che non immaginavi e puoi appunto fare incontri che ti cambiano la vita perché trovi una persona appassionata, ti trasferisce questa cosa e tu scopri delle cose che non immaginavi. Terzo poi, e lo metto per ultimo, ma è importante, per quanto sia, diciamo, guardando al mondo del lavoro del prossimo futuro, che nessuno sa che forma avrà, però mi riesce difficile non pensare che il lavoro si spaccherà in due. Ci saranno lavori gratificanti e anche ben pagati e lavori non gratificanti. I lavori gratificanti saranno lavori diciamo, ad alta intensità di conoscenza, cioè dove devi studiare, e accedi se hai fatto studi superiori come l'università, il dottorato, master e via dicendo. Quindi questo è il lato più pratico della questione. Ecco, non fare l'università io penso che sia una pessima scelta per un ragazzo, pessima, proprio per il suo proprio futuro. Sono moltissimo d'accordo. L'unica cosa a cui avevo pensato io per rispondere a Elon Musk era la terza, il tuo terzo punto, ovvero che sei in questo ambiente che comunque rispecchia i tuoi interessi, quindi sei con 300 persone del tuo canale che hanno la stessa tua passione per l'economia, che hanno fatto la tua stessa scelta. E quindi si crea un brainstorming, Certo. che aumenta il tuo quoziente intellettivo di tantissimo. E anche proprio le relazioni con le persone. Cioè, io non so il lato da professore come debba essere, però io vedo in te un modo di parlare totalmente diverso da una persona che trovi in mezzo alla strada, tuo coetaneo, che non fa questo lavoro. Cioè, non sento nella tua voce quando parli. C'è proprio una comunicazione forte, rigida, delle pause giustissime. È molto più forte anche qualsiasi cosa tu dica, anche la storiella. Questo aiuta tantissimo. E questo a casa, da solo, non lo crei. A parte il mestiere che faccio, che chiaramente presuppone lo sviluppo di qualche dote comunicativa, però c'è un altro fatto per continuare a essere politicamente scorretti. Non mi ricordo chi lo disse, no? Ma una volta c'era uno che disse: ma come faccio a pensare se non scrivo? Allora, se uno studia, e studiare significa leggere e scrivere, oltre che osservare le cose, se uno studia, sviluppa una capacità di pensiero migliore e anche una capacità analitica, cioè organizza il pensiero, ti fa un discorso dal capo a coda che ha una sua linearità, un suo coso. Se non studi non lo fai, non c'è niente da fare. Sono tutte certe doti non sono naturali, cioè può essere facilitato, ma se poi non alleni il pensiero si banalizza, c'è poco da fare. E quindi beh, questo è un altro elemento. Purtroppo è una cosa che si sta molto perdendo. Mi ha colpito che, credo un paio di giorni fa, un importante esponente del Vaticano, credo fosse il presidente della CEI, ha detto una cosa molto vera.
detto che c'è in Italia una pericolosa divaricazione fra la cultura e la politica, che è il modo gentile per dire i nostri politici, ci sono eccezioni, sono delle persone che non hanno cultura. E se non hai cultura, non hai capacità di pensiero, c'è poco da fare, non si scappa da lì. Ed è il caso di dirlo. Io ai miei studenti dico sempre, ragazzi, la canoa della vostra vita la spingete voi, noi i vostri genitori, noi i loro patrimoni, non siete voi. Ci saranno tanti momenti nei quali sarete soli, soli di fronte a voi stessi, nel fiume, una volta con le rapide, una volta in un modo, una volta, e siete voi che pagaiate. Farvi i muscoli e gli occhi per affrontare queste robe qui è tutto a carico vostro, e lo studio è fondamentale per questo. Fondamentale. Lo studio, la lettura, la curiosità, fondamentale. In questi termini, secondo te l'università telematica è pericolosa? È giusta? No, È ancora presto per dire. Allora, non ho ancora un'idea chiarissima sull'università telematica. Ho chiarissimo il fatto che, diciamo, la lezione tradizionale funziona sempre meno. Ora parliamo, no? Diciamo università telematica, ma diciamo lezione in presenza o lezione con questi affari qua. Te la dico con una battuta, io quando faccio lezione in presenza faccio teatro, quando faccio lezione con questi qui faccio televisione. Perché la lezione in realtà è un momento di comunicazione, dove il problema per chi parla è l'attenzione di chi ascolta. Quindi per questo faccio teatro, perché io devo mantenere viva l'attenzione di chi mi ascolta. Faccio televisione, devo mantenere viva l'attenzione di chi sta da quell'altra parte. Ecco, le condizioni con cui si crea l'attenzione nell'un caso o nell'altro sono diverse. È chiaro che se io porto il teatro in televisione non funziona. No? Infatti lo vedi anche in televisione, cioè se tu ti vedi lo spettacolo teatrale più bello del mondo ripreso con le telecamere e te lo vedi in televisione ti annoi da morire. Se sei live ti diverti, ti piace. No? Ecco. Noi siamo in una fase dove tutti quanti stiamo imparando, sperimentando a fare le cose in modo diverso. Quindi, se università telematica significa trasportare tel quel la lezione che fai in frontale su uno schermo così, ti dico no, non funziona, è noiosa. No. Se significa invece sviluppare nuove modalità didattiche, magari anche miste, fare le due cose, eccetera, io penso che sia il punto d'arrivo giusto. Il vero punto dell'università telematica è che viene a mancare quella cosa che dicevi tu, cioè il fatto che voi studenti state insieme in un'aula, vi conoscete, vi parlate, vi relazionate, e è un po' più difficile il rapporto con il professore, no? Che è difficile anche nell'università, diciamo, non telematica, perché c'è uno squilibrio troppo elevato fra studenti e professore, cioè siete troppi perché un professore riesca veramente a seguirvi. Io, se ho in aula 300 persone, ma che devo fare? Non ce la faccio, no? Ecco. Però, ecco, non ho una preclusione. Ci sono alcune università telematiche che, secondo me, hanno fatto una cosa sbagliata, cioè quello di rendere molto facile l'accesso al titolo. Dovevano cominciare a lanciarsi sul mercato, vabbè, è sempre normale, succede così. Ecco, questo non deve essere, cioè l'università un po' di selettività la deve fare. Deve essere aperta a tutti, tutti devono poter fare un'università di buona qualità, secondo me lo Stato deve impegnarsi per questo. Meglio di come faccia oggi, però
il diritto è iscriversi all'università, non è laurearsi. Laurearsi tu lo devi guadagnare. È verissimo. Molti mi dicono che è molto più semplice, ma anche proprio a livello di non seguo la lezione, faccio direttamente l'esame, all'esame riesco a copiare tranquillamente e quindi poi di guadagnato c'è poco. Questo è un errore, però non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca, cioè non è che questo avviene perché l'università telematica non funziona, è perché quell'università lì, quel corso lì è gestito male, è diverso. Esattamente. Io in realtà credo moltissimo nella telematizzazione della didattica, io credo moltissimo. Bisogna però trovare delle formule equilibrate, secondo me. Anche perché si può creare un ambiente di comunicazione, ovviamente digitale, come stiamo facendo io e te, ci possiamo anche sentire per chat, abbiamo lo stesso interesse, non c'è bisogno forse della fisicità delle due persone, poi ovviamente ci sarà in un futuro. Infatti, speriamo per un caffè, Alberto. Un piacere. Però si può sicuramente migliorare, come dici, non bisogna, non ricordo il proverbio che hai detto perché non l'ho mai sentito, non bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca o il bambino sporco. Bambino con l'acqua sporca, cioè il bambino sporco lo lavi, poi butti l'acqua sporca, no il bambino, se no macelli, no? Quindi, Esatto, nello esatto. specifico, tu devi levare l'acqua sporca, sono i cattivi comportamenti di certe università. Troppo, no? Che rendono troppo facile l'accesso all'esame, ma non è l'università telematica in sé, che quello è il bambino. Ma anche perché se l'idea funziona, è riuscita comunque a prendere la maggior parte degli studenti, le persone ci vanno, è un'ottima opportunità per fare le cose. C'è anche un altro discorso che dobbiamo prendere in considerazione, che cioè tutti noi ormai, e soprattutto voi, perché poi quando parliamo di università, dobbiamo pensare che a come fare dei corsi che siano efficaci sui ragazzi come te. E allora non si può prescindere dal fatto che i ragazzi come te hanno una dimestichezza, o meglio, la vita quotidiana dei ragazzi non distingue più molto fra realtà senza gli schermi o con uno schermo in mano, o con lo smartphone o quello che sia, no? È tutto molto più miscelato. E i tempi dell'attenzione, i modi di attenzione sono tarati, i vostri passano attraverso gli schermi, non si può non prendere atto di questa realtà. E quindi la didattica va adattata a quelli che sono ormai i processi di percezione della realtà dei giovani. Quindi è per questo che insomma io la guardo con grande attenzione la telematizzazione, no? Poi, ripeto, non ho la risposta, è tutto ancora in fieri, però mi pare che gli strumenti potenziali a disposizione siano meravigliosi, meravigliosi. Cioè, io ricordo che studiai come funzionava una fabbrica sui libri, quindi ti studiavi 200 pagine per capire come funzionava una fabbrica, ma ti vedi un video di 10 minuti, lo capisci meglio di 200 pagine, no? Quindi è una cosa, diciamo, che nella cultura di chi fa marketing è molto addentro, è la distinzione fra il bisogno e la forma prodotta, no? Forma prodotto, cioè i bisogni sono quelli. Poi le forme prodotto cambiano. Ti faccio un esempio. Bisogno di illuminazione. C'è la candela e c'è la lampadina. Bisogno di trasferire la conoscenza su come è fatta una fabbrica. Prima non c'erano i video possibili, dovevi scriverlo. Oggi hai video. No? Quindi, perché no? No? Fermo restando il fatto che oggi si sta buttando un bambino con l'acqua sporca, che è la lettura di testi complessi. All'università si devono dover leggere testi complessi, perché leggere testi e testi complessi è palestra per la mente. E invece molto spesso vedo tanti corsi che danno come materiali didattici le slide, così. Quello non va bene, non va bene. Non allena la mente. Però Quindi sì, andare incontro alle esigenze, però
anche essere giusti e ponderati su quello che si dà. Le esigenze, però ci sono dei doveri, cioè, è un po' come i tuoi genitori, no? Cercano di farti contento nelle cose che vuoi, nella prospettiva, nel divertimento. Poi, se sanno che una cosa è sbagliata per te, ti dicono di no, no? Che loro lo sanno. Allora, io lo so che nello sviluppo della mente di un giovane affrontare dei testi complessi e restituirli significa fare quella palestra cognitiva che è lo studio che ne fortifica la mente. E non posso abdicare a questo, è mio dovere, cioè come tuo padre ti devi dire no, guarda, le sigarette non te le compri perché fumare fa male, no? Io ti devo dire no, guarda, sto libro te lo devi studiare perché ti fa palestra della mente. Grazie mille Alberto, davvero. Grazie a te, Andrea. Questo era Alberto Mattiacci per Unifans. Ci troverete su tutte le piattaforme d'ascolto, Spotify, Amazon Music, su TikTok, Instagram. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace.